Zan 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 zan! Ma chi è tornato? Un occhio inesperto potrebbe credere che questo tizio sia io. La realtà è che no, quello che vedete è un androide creato apposta per essere preso in giro dalla propria famiglia. Ragazzi, vi fate arrestare. Entrate. Senti, apri voglio porta... sapere cosa avete fatto. Apri portabagagli. Avvia un pilota oppure aggiungi come altra destinazione. A casa, grazie. Per potervi spiegare questo abuso di potere, però, credo che sia necessario andare indietro di qualche ora. Abbiamo la possibilità gira unica. A sinistra, però. A sinistra. Sinistra è di là. Esatto. Ok, allora. Io e il mio meraviglioso team siamo stati invitati qualche settimana fa dal Presidente della Repubblica alla cena della Repubblica. Ora, diciamo subito che la giornata non è partita proprio in maniera eccellente. Abbiamo la possibilità di entrare all'interno del Quirinale. Ma non abbiamo la possibilità di accedere nella zona vicina al Quirinale. Credo sia allestita nei giardini la cena di gala, organizzata da ragazzi strepitosi degli istituti alberghieri. Buonasera. Buonasera. Allora, più veloce della luce, mi porta al Quirinale cortesemente? Siamo arrivati finalmente dopo 2 ore al Quirinale. A questo evento ho portato con me mio fratello Enrico, perché avevo bisogno di qualcuno che reggesse la videocamera, non perché lo volessi davvero, e mia cugina Lavinia, che essendo un avvocato mi permette, ecco, di compensare la vergogna che provo nel portare in giro mio fratello. Se volete un caffè là, favolosa. Sì, a parte i momenti in cui se ne esce con frasi sicule a caso, tipo favolosa, anche se è 100% romana. Di qualcosa di bello in questo giardino. Questo giardino è bello. Non riesco a fare le stories. Giornata. Ci stanno abbandonando. Questa è una delle cucine. Ne abbiamo installate più di una. Lì abbiamo tutti i ragazzi della scuola alberghiera. Li abbiamo, sono tutti miscelati. Quindi è un'Italia mista. Nord, sud, centro, ovest, est, come volete voi. Fatemi qualche domanda, perché sennò io poi non so che dirvi. Il motivo per cui ci troviamo qua è che siamo stati invitati dal Presidente della Repubblica il giorno prima della festa della Repubblica. Siamo stati invitati insieme ad altri ragazzi per portarvi all'interno di questo evento e farvi vedere effettivamente una cosa che a me ha colpito molto. Le squadre che funzionano meglio sono quelle che si allenano tanto, certo, insieme. Come ci si relaziona invece a una squadra completamente nuova e così culturalmente anche diversa, e a livello di età, a livello di percorso di studi, nord, sud, est, ovest, tutti quanti insieme? A me piace questa domanda, è bellissima. Ci sono delle basi uguali per tutti, quindi una volta che ci si incontra non è importante che tipo di gioco fai, comunque restiamo cuochi. Cioè, se parli di salsa pomodoro, è quella. Non è che ti puoi inventare la luna, capito? No, perché io ci riesco a inventarmela pure la salsa pomodoro. No, dai, però facciamo una cosa, non te la inventi ma te la mangi. Certo! Con te questi ragazzi mi ha riportato alla mente la mia adolescenza. Mi ha fatto ricordare le paure, le ansie, ma allo stesso tempo i sogni e le aspettative e la voglia di trasformare ogni cosa in una grande opportunità per costruire il proprio futuro. È bellissimo vedere che ancora oggi i giovani vengono trattati come una grandissima risorsa per il nostro presente. Ci siete tutti? Tutti quanti vi conoscete dentro? E ragazzi, ciao, buon lavoro ragazzi. La strizza è una cosa positiva. Io me lo ricordo quando andavo a teatro. Se sei sul palco con la strizza solitamente va bene. Se sei sul palco senza strizza, più delle volte fai schifo. Se sei sul palco col terrore, anche lì rimani così. Grazie mille. Buon lavoro, buon calore. Che cos'era? Oh my God. Stiamo mangiando senza bisogno di mangiare, perché l'odore di fritto entra nei polmoni e dai polmoni accede direttamente allo stomaco per via di un processo chimico che ho inventato. Ci rendiamo comunque conto che il Quirinale ha organizzato una roba così grande invece di invitare gli chef qua? Infatti, invitare ragazzi. Secondo me questa cosa è una cosa bella. Sapete chi l'ha pensata? Io. Oddio. Grazie di cuore. Oddio, sono la persona più felice del mondo. Facciamo vedere un attimo com'è sto posto. Sì. Fai una carrellata. Okay. Guarda ecco, sì. Vieni. Questo è uno dei punti più alti di Roma. La vista in macchina non è come dal vivo. Qui
vedi tutto. Ma lì ci sta pure il Vittoriano. Visto che sto per andarmene, linea a Enrico. Purtroppo per un impegno di lavoro non potrò fare la cosa che più mi andava di fare in assoluto, che era incontrare il Presidente della Repubblica. Ed è per questo che ho deciso di passare così, d'amblè, la linea a Enrico e Lavinia. Allora, Guglielmo se n'è andato. Guglielmo se n'è andato. E non ritorna più. Ragazzi, io so già che mi pentirò di questa scelta. Vi chiedo scusa, ma non avevo veramente altro modo per farvi vedere che cosa succede dopo. Enrico si sta mangiando anche la scatolina. Però ha visto che abilità. Complimenti. Oh, grazie Enrico per la classe. Mi perdoni, Presidente. La prossima volta lo lascio a casa col guinzaglio. Dobbiamo salutare il Presidente. Ma queste facce ci andiamo dal Presidente? No, siamo bellissimi, Ellie. Per noi è un grandissimo onore rappresentare Guglielmo in questo momento importante. Abbiamo le competenze per farlo? No, la risposta è no, no. E poi no, dovevo essere io che stringo la mano. Dovevo essere io che indico, io che sorrido, felice. Io che ristringo le mani così con l'allegria. Io che non lo so che cosa succede qui, ma dovevo essere io. Ragazzi, posso dire la verità? Per me è stata l'emozione più grande della mia vita. Ringrazio che ci ha dato la possibilità di godere di questa cosa meravigliosa. Ciao.